vita. Ok, faccio il guscio, perché questo è un pulcino che sta uscendo dal guscio, infatti c'ha il guscio in testa. Wow ragazzi, sono bravissima! Cioè, ma sono uguali, sembra il suo fratello gemello, ve lo dico! Oh, mi sono dimenticata di scrivere il nome come tutti gli artisti! Wow, chiama il babbo! Babbo, vieni! Babbo, vieni! Vieni, babbo! Giorgia, non puoi venire tu, per favore? Ok, arrivo! Che c'è, Giorgia? Ma è uguale, Giorgia! È il suo fratello gemello! Ma l'hai fatto tu, Giorgia? Certo! Ma è bellissimo! Complimenti, Giorgia, brava! Grazie! Però, Giorgia, adesso torno di là perché stavo facendo un lavoro molto importante, va okay, bene? Ok, io ti segno qualche altra cosa! Quando hai fatto mi chiami! Sì! Giorgia, vado in bagno, ok? Farò brava! Babbo, ti sento, che urli! Non ho capito, Giorgia, che hai detto? Io non ti capisco, comunque vado in bagno. Ragazzi, sto facendo il dietro del pulcino perché prima, come avete visto, l'ho fatto davanti. Ora lo sto facendo di dietro. Sta venendo lì. Che è stato di là? Ma il bambino è in bagno. Sarà arrivata la mamma! Mamma, mamma, mamma! Dimmi, Giorgia, che è successo? C'è un ladro in casa! E c'era? C'è un ladro in casa! Un ladro? Sì! Ma dov'è il ladro, Giorgia? È scappato! Ma ti dico che io ero lì, ho sentito un rumore e pensavo che era la mamma! Sì? Sono andato di là e ho visto un ladro tutto nero con la maschera tipo a scheletro! Uh-huh. E ora dov'è? Io non lo vedo, dov'è? Ed è scappato! Vabbè, Giorgia, intanto lo so che mi stai facendo uno scherzo come fai sempre, eh? Uno scherzo, veramente! Facciamo così, Giorgia, tu vai a disegnare e io vado a lavorare, perché oggi non ho tanta voglia di giocare con te con questi scherzi, va bene? Sì! Ragazzi, io ho visto veramente il ladro, il babbo non mi crede! Era tutto nero, poi con una faccia da scheletro, e io in cucina non ci voglio più andare, ho troppa paura! Se non c'è il babbo alla mamma! Giorgia, senti un po', io scendo giù in garage che porto la roba in asciugatrice, ok? Non usci di casa e fa la brava, per piacere. Intanto non ti preoccupare, io non esco di camera perché prima ho visto il ladro. Sì, il ladro, Giorgia, sì, ti credo. Aspetta qui che arrivo. Dai Giorgia, rispondi, che fai? So che stai disegnando. Giorgia! Dai Giorgia, t'avevo detto prima, non ho voglia di giocare oggi, dai, mi fa caldo, dove sei ora? Ti sarai nascosta in mezzo ai pupi, ero qua, in mezzo ai peluche. Vediamo. Dai Giorgia, esci per favore, non ho voglia di giocare, come te lo devo dire? No. Giorgia, esci tra 3 secondi perché se no mi arrabbio. Basta, Giorgia, dai, per favore. Giorgia, sarai in cucina. Giorgia, dai, dove ti sei nascosta?
Ragazzi, l'ho cercata per tutta la casa e non la trovo, quindi le cose sono due. O è scappata di casa perché non è mica la prima volta che lo fa, oppure si è nascosta molto bene. Ma Giorgio non sa che io ho montato delle telecamere in caso in cui dovesse venire un ladro. Andiamo a controllare le registrazioni. Ok, andiamo a vedere cosa è successo. Allora, registrazione di qualche ora fa. Giorgia, eppure me l'aveva detto che era entrato prima un ladro a casa e io non gli ho creduto. Ma ora che cosa faccio, ragazzi? Aiutatemi veramente, scrivete nei commenti che cosa devo fare. E ora soprattutto, ma chi glielo dice a Cinzia, la mamma? Oh, ma io veramente non so cosa fare, ragazzi, chiamerò i carabinieri. Oh. Ciao amore. Ciao Cinzia. Tutto a posto? No, non è a posto, Cinzia. Che è successo? È una cosa bruttissima. È scappata di casa? No, non è scappata di casa, ancora più brutta. L'hanno rapita. Come l'hanno rapita? L'hanno rapita. Ma perché? Come l'hai vinto? Vieni qua, siedi prima che... Oddio! Io non so cosa fare. Non so che cosa fare. Allora, ti spiego. Eravamo in casa, lei dice che aveva sentito un ladro e io ovviamente non gli ho creduto, perché tu lo sai che lei fa sempre gli scherzi. Sono andato giù a portare i panni, sono risalita e lei non c'era. Allora pensavo che si fosse nascosta. Ho guardato le registrazioni della telecamera e si è visto un ladro che l'ha portata via. E io non so che cosa fare adesso. Oddio, ora come si fa? C'è la registrazione! C'è la registrazione, ma non si vede in faccia perché c'è una maschera! Una maschera? Oh sì, mio, non so. Paura. Ragazzi, bisogna chiamare i carabinieri, non so veramente cosa fare, ma poi dove l'ha portata? Ma perché ha rapito Giorgia? Non lo so! Se voi sapete qualcosa, ragazzi, ripeto, suggeritemi qualcosa nei commenti! E ora che si fa? Oddio, non lo so, proviamo a telefonare intanto alle forze dell'ordine, ma andiamo per cercarla, non lo so neanche io, oddio! Allora Cinzia, facciamo così, per prima cosa chiamiamo i carabinieri perché almeno ci dicono cosa fare. Sì, subito, poverina, c'ha 6 anni e da sola. Oddio, chi è? È il ladro? Dai, il ladro. È il ladro? No. È Giorgia. È Giorgia. Giorgia. È Giorgia. Giorgia. Amore. Giorgia, vieni. Amore mio. Ma che è successo, Giorgia? Vieni cosa qua, abbracciami. Fatto? Mamma mia. Dai, meno male che sei tutto bene. Che succede? Amore mio, dai. Che hai fatto al ginocchio? Oh, mamma mia. Guardala. Vieni qua, te li metto su di mano, vieni, vieni. Giorgia, ma te la senti di raccontare cosa è successo? Sì, io ero in camera che stavo disegnando, a un certo punto è arrivato il ladro, io cercavo di dargli calcio, lui mi ha presa, mi ha trascinata, poi amore. Ricercavo di dargli di nuovo i calci, ma lui mi ha presa, mi ha dabbato la bocca e quando tu eri giù mi ha portato fuori. Amore! Scusami, amico, io non ti ho creduto. Ma come hai fatto per scappare? Scusami. Il ladro mi aveva chiusa in macchina. Quando stavo andando a guidare, io ho aperto perché lui non aveva chiuso e sono scappata e poi sono caduta, come avete visto. Piccola, guarda là. Ora amore. Si farà medicazione subito, va bene, vieni qua. Ci non ti lascio più da sola, va bene? Scusami. Ragazzi, un piccolo suggerimento. Quando siete da soli in casa e sentite bussare, non aprite mai perché non si apre agli sconosciuti. Ok, tranne che sapete chi è. Ok, quindi chiedete prima chi è, se non vi rispondono non aprite la porta. Ragazzi, ora io direi di chiudere il video perché Giorgia va medicata perché ha una brutta ferita sul ginocchio. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto attivate la campanella degli aggiornamenti per sapere l'evoluzione di questa avventura un po' brutta, anche perché dopo dobbiamo chiamare anche i carabinieri. Sì. Ok? E niente, noi come sempre vi salutiamo con un grande... Wow!